potrebbe essere anche un po' più puntuale, nonostante la mia indole, la natura che mi tende a portare. Allora, innanzitutto, grazie a Luigi Burroni che appunto ha accettato l'invito, grazie a Vincenzo Fortunato, grazie a tutti voi che siete qua stamattina. A me fa molto piacere perché questo libro che ho letto, che ho provato anche a studiare, mi è stato molto utile quando scrissi il libro Come la crisi economica cambia la democrazia. Ed è stata una di quelle occasioni in cui, come diceva il tizio in televisione, ho migliorato la mia ignoranza, cioè ho capito abbondantemente che non avevo capito nulla e che continuo a non capire nulla. Cioè, ovviamente questa è anche una conseguenza della complessità, spesse volte poi il fatto che noi ci ritagliamo dei margini, dei settori, anche, a volte anche ultra specialistici, ci porta appunto a perdere di vista molte dimensioni cruciali, e in effetti poi la vita sociale è molto più sfaccettata di come noi ce la prefiguriamo e di come gli idealtipi di weberiana memoria riescono ad afferrarla, perché poi sfugge da tutte le parti. Allora, quali sono le cose che io ho trovato particolarmente interessanti nel libro del professor Burroni e che provo a mettere sul tavolo nella speranza che le abbia colte bene e che possono essere utili anche a chi mi ascolta. Allora, innanzitutto è stato detto la centralità della comparazione. Studiare la realtà, tanto più oggi, a prescindere se la globalizzazione, dello stato di salute della globalizzazione, senza una prospettiva comparata, quando parliamo di macro fenomeni, di macro processi, è molto riduttivo, è parziale, è una visione ultramiope, non ci consente di vedere nulla bene, spesse volte ci costringe ad enfatizzare oltremodo le nostre idiosincrasie, i nostri punti di vista. Una volta i politologi americani negli anni 50 chiamavano questa deformazione parrocchialismo, no? Nella cultura Almond, quando parlava della cultura, provincialismo, cioè guardare a un segmento perdendo di vista tutto il resto. Oggi questo non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere perché la nostra vita è inserita in reti che ci trascendono anche a livello sovranazionale e globale, ma non ce lo possiamo permettere quando poi facciamo gli studiosi, perché appunto abbiamo bisogno, le nostre spiegazioni tendono a essere un po' più robuste se noi proviamo a comparare. Questo vuol dire anche che la comparazione non è soltanto una comparazione tra paesi, cioè la comparazione deve uscire dal pregiudizio, come dire, di Aristotele, no? Per cui la comparazione tra polis, tra città-stato, la comparazione ovviamente è tra macro regioni, in questo caso le varietà di capitalismo aggregano paesi. Ma la comparazione può essere anche intra le regioni, appunto il tema della differenziazione è cruciale, ma come ha detto anche il professore Cersosimo, il tema della differenziazione è cruciale anche dentro i paesi. Come possiamo noi ragionare del capitalismo italiano, di come la crisi economica del 2008 impatta in Italia, se non teniamo conto della differenza, dei divari regionali e di come questi divari regionali, che hanno ovviamente una lunga storia, le crisi spesse volte, al di là di ciò che diceva Schumpeter, la distruzione creatrice, spesse volte in realtà più che distruggere, come dire, accelerano, amplificano fenomeni già esistenti. Quindi questo aspetto mi sembra interessante. Seconda cosa, nonostante il libro sia scritto da un sociologo economico, parla di economia, parla di capitalismo, i dati sono importanti, aiutano, ma, come dire, non è un libro quanto freddo. Io nel libro di Luigi ho visto molto più Weber, se volete, che Durkheim, cioè ho visto molto più prospettiva qualitativa che prospettiva quantitativa, molte più, come dire, analisi alla mille, cioè di cause, di costellazione di cause, di processi causali, che di appunto correlazioni. Probabilmente a un economista ortodosso questo non farebbe piacere, per chi guarda le scienze sociali invece
alla scienza politica, questo potrebbe essere anche molto interessante e aiuta anche a fare dei ragionamenti un po' più articolati. Il libro però, e mi sposto un altro avanti, un passo avanti, un'altra cosa che pone non è soltanto come guardare la realtà, ma anche che cosa guardare di questa realtà. Ora, ovviamente Burroni è un sociologo economico e, come diceva Totò, ragioniere faccia il suo mestiere, ragioni fa il suo mestiere, cioè analizza fenomeni economici, prende cause economiche e decide appunto di scegliere questo concetto che trovo molto interessante di arene istituzionali regolative, le quattro arene che lui stesso ha indicato. Ora, io qui volevo fare notare agli studenti due cose. Prima cosa, nel libro di Burroni a me sembra un po' che si possa applicare la vecchia espressione che Asimov e Robin, che apre il libro di Asimov e Robinson, One Nation Fail, qua perché le nazioni falliscono, quando dicevano per guardare i macro fenomeni dobbiamo guardare istituzioni, istituzioni, istituzioni. In effetti la prospettiva, Luigi correggimi se sbaglio, la prospettiva di Burroni credo sia una prospettiva eminentemente istituzionale o neo-istituzionale, che dir si voglia. Tra l'altro la letteratura sulla varietà dei capitalismi ha fatto tesoro di questi importanti, come dire, sviluppi delle scienze sociali, anche se c'è una tradizione molto più culturalista. Io ricordo per esempio gli scritti già negli anni 60 e 70 di Almond, quando parla della cultura politica in chiave transnazionale e cerca di spiegare anche la varietà dei capitalismi, quindi c'è una tradizione culturalista che potrebbe essere anche interessante in qualche modo recuperare, ma la chiave di lettura di Burroni è fondamentalmente istituzionale. Le istituzioni sono importanti, condizionano le chance di vita delle donne, degli uomini che vivono nelle nostre società. Qui comincia a sorgere, diventa interessante alcune cose. Allora, trovo molto interessante il concetto di complementarietà istituzionale. Le istituzioni sono agglomerati, sono aggregati, sono appunto, costituiscono varietà, sistemi complessi. Se voi andate a vedere le quattro arene regolative di cui parla il professore Burroni nel libro, vi accorgete in realtà che queste quattro arene mettono assieme sicuramente il potere economico, la dimensione economica, ma la dimensione politica è centrale. Il welfare è politica o è economia? No? Cioè l'arena del welfare, ma anche l'arena del mercato del lavoro, cioè il ruolo di regolazione che ha per esempio lo Stato oltre al mercato è presente, la legislazione. Quindi noi ci troviamo di fronte a agglomerati istituzionali che sono il prodotto dell'azione di più attori, pubblici, lo Stato che produce legge sul mercato del lavoro, che fa le politiche, o addirittura il welfare, che in fondo non dimentichiamolo è comunque welfare state, no? Non è welfare society, no? Comunque, e quindi che è principalmente welfare state. Quindi c'è questo aspetto che mi sembra particolarmente rilevante. Naturalmente in queste arene non c'è solo lo Stato, è ovvio, ci sono le imprese, ci sono gli accordi, le relazioni industriali, che non si capiscono se non teniamo conto della dimensione negoziale degli accordi. Allora le arene sono come delle città dentro le quali gli attori si muovono, vivono, a volte buttano a terra una casa, fanno il carabusivo, cioè si inventano anche la città, creano delle relazioni, a volte distruggono e a volte creano. Però io immagino questo tema centrale, le istituzioni diventano un campo di fattibilità che consentono agli attori di fare alcune cose, anche con la loro path dependence, che è un tema centrale. C'è una storia, c'è la storia del presente, un po' come la nostra vita, siamo condizionati da ciò che abbiamo fatto nel passato, ci può piacere o non piacere. È un po', io immagino un po' anche la nostra vita un po' come una partita a scacchi, no? Quando io inizio ho tante mosse, quando io mi trovo a metà partita le mosse si sono ridotte. In questa mia metafora però c'è un errore logico, che è questo, che il giocatore che sta davanti alla partita degli scacchi ha davanti a sé una razionalità quasi perfetta, cioè lui sa le mosse che può fare, se conosce l'altro avversario cerca di anticiparlo. Quando noi iniziamo a fare le scelte della nostra vita,
con chi mi devo fidanzare, con l'università devo andare, dove mi devo trasferire. Beh, noi spesse volte ci muoviamo con una razionalità molto più imperfetta, ammesso che sia razionalità. Questo mi sembra però un dato cruciale. Mi sembra molto interessante in questo discorso delle istituzioni, che però nel libro appare, ma appare più nel discorso che hai fatto tu, Luigi, in questo momento, cioè dopo, nella relazione di presentazione, il tema delle politiche, che potremmo dire sono qualcosa che fanno gli attori dentro le istituzioni o attraverso le istituzioni, che diventano una variabile di meso livello che mette assieme appunto individui, il micro e il macro. Questo tema mi sembra molto importante, così come oggi ho apprezzato molto il riferimento al cambiamento, alla centralità del cambiamento di policy. Faccio qualche altra osservazione che ho trovato molto interessante nel libro. Riflettevo anche sull'osservazione del professor Gersosimo, ma quello ci porterebbe lontano. Allora, gli assetti istituzionali di cui parla Burroni sono delle arene regolative istituzionali, come lui le chiama, che hanno, sono quattro: sistema del credito, produttività, welfare, relazioni industriali, mercato del lavoro. Se ne potrebbe aggiungere altre, vabbè, ok, benissimo. Naturalmente un conto sono appunto le arene, un conto sono i processi e come gli attori intercettano queste arene. C'è però un'altra dimensione che io trovo importante dal punto di vista politologico, e non a caso poi Carlo Trigilia ha sviluppato questo tema intanto in un print, ma poi anche in alcuni articoli, penso alla, al testo della messa a disposizione dell'Università di Firenze, una relazione che si può scaricare online. Il professor Trigilia si era posto il problema sostanzialmente di guardare gli esiti dei modelli istituzionali e di come e di quali esiti possono essere prodotti, guardando in particolare i modelli di democrazia, che è l'altra variabile che volevo introdurre. Allora, da un punto di vista politologico è interessante questo discorso. Tra l'altro possiamo fare anche una certa critica, nel senso che a volte la scienza politica ha trascurato la dimensione economica. In fondo le nostre società, può piacere o non piacere, ma Marx aveva ragione. Dopo la rivoluzione industriale, le nostre società, l'anatomia delle nostre società è in gran parte determinata, io dico in gran parte, lui diceva esclusivamente, dall'economia. Non possiamo sottrarci a questa dimensione, anche se ovviamente pensate anche a cleavage, capitale, lavoro, eccetera, anche se queste dimensioni ovviamente poi hanno un peso. Anzi, da questo punto di vista, Luigi, dico subito che forse oggi un modo di leggere il tuo libro, perdonatemi, questo mi sembra un punto importante, quando tu proponi quattro modelli sulla base di due criteri, il criterio della coesione e il criterio della competitività, cioè quanta competitività e quanta coesione sociale i modelli di regolazione economico-istituzionale producono. Io oggi ci sono altre due parole chiave che potremmo aggiungere in questo tassello. Una era una parola chiave elaborata da Dahrendorf tanti anni fa, quando usò quella metafora del quadrare il cerchio, quando diceva le chance di vita di una società dipendono da tre cose: la crescita, e quindi la competitività, la coesione, ma dipendono anche dalla libertà. Questa è una variabile che ovviamente al sociologo economico può interessare meno, ma dal punto di vista dello scienziato sociale o politico diventa rilevante. Pensate per esempio al caso famoso delle tigri asiatico della Cina, dove noi garantiamo crescita, forse coesione, ma senza libertà. Quindi il terzo pilastro per capire le chance di vita degli esseri umani, della società, non è soltanto coesione e competitività, ma la libertà. Ma io oggi raggiungerei almeno un quarto, e quindi ritorno al quattro che ti piace. C'era un quinto, ma l'ho squartato di proposito. No, il quarto era la sostenibilità, un grande tema che oggi sta ritornando, che in realtà è sempre stato sull'agenda, ma è stato, come dire, messo sotto il tappeto. Il tema se la crescita che noi stiamo realizzando e la coesione che stiamo realizzando è sostenibile in termini per esempio di impatto ambientale. La Sassen, in questo strepitoso libro che si intitola Esclusioni,
ha fatto una sorta di catalogo degli impatti devastanti dei processi di crescita. E non sono soltanto, e guarda, vi dico la cosa, e l'ultimo dei pensieri potrebbe essere sul riscaldamento della Terra, perché ce ne sono altri molto più terrestri che sono altrettanto rilevanti. Lei accenna anche la finalizzazione, ma insomma ce ne sono molti altri, a partire dalla distruzione delle risorse naturali, idriche e quant'altro. Quindi questa è un'altra variabile che mi sembra interessante. Possiamo pensare alla varietà del capitalismo senza interrogarci sulla sostenibilità? Ci può essere una faglia tra tipi di capitalismo o varietà di capitalismo che incorporano anche questa cosa, perché in fondo questi capitalismi riflettono poi anche storie, tradizioni, se vuoi anche religiose diverse, che era il discorso che faceva Almond negli anni 50, quando collegava lo sviluppo dei sistemi capitalistici anche alle forme di religione, per esempio. Quindi questo mi sembra un aspetto che è interessante. Ma fatemi tornare un attimo al tema mio caro dei modelli di democrazia. La cosa è molto interessante, in un nuovo lavoro che stiamo facendo, abbiamo ripreso questo tuo lavoro, questo schema, anche se poi diciamo non abbiamo utilizzato proprio queste categorie, ma il tema che faceva, insomma, che rapporto c'è tra modelli di democrazia e modelli di capitalismo? Se voi prendete i quattro assi, le quattro classi che vengono fuori dallo schema di, è molto bellina questa cosa di Burroni, no? Alta, alta competitività, bassa, bassa, insomma, eccetera, eccetera, avete visto, no? Le quattro combinazioni. Provate a mettere lì i modelli di democrazia. Per esempio, l'Europa continentale. L'Europa continentale, nonostante il dualismo, comunque alta coesione, bassa competitività, mi pare. Continentale e alta competitività. Alta competitività, scusa, avevo continentale. Però noi ci troviamo di fronte al caso di modelli di democrazia maggioritaria. Modelli di democrazia maggioritaria che rispondono anche alla logica, se facciamo il gioco delle associazioni, al modello anglosassone, cioè modelli in cui noi abbiamo un'alta competitività legata alla bassa coesione. Abbiamo messo al contrario le cose. Quindi sembrerebbe quasi che il modello di democrazia maggioritaria sia collegato alla logica della competitività. Poi dirò i rischi di questo modo di ragionare. Se faccio un'altra associazione, il modello mediterraneo è molto più ambiguo, perché il modello mediterraneo è tradizionalmente Spagna, Grecia e Portogallo che tendono a essere visti come modelli di democrazia maggioritaria. Addirittura la Spagna era considerata il modello di democrazia più maggioritaria, anche di più di quello inglese. L'Italia, che dagli anni 90 era un paese in transizione, che poi è tornato un po' indietro. Quindi una democrazia consensuale pentita, no? Democrazia consensuale dove, diciamo, prevalgono gli accordi, la negoziazione, il ruolo dei veto players. I modelli, diciamo, del nord Europa, i paesi scandinavi, in realtà, o scandinavi che dir si voglia, sono modelli sostanzialmente dove la dimensione maggioritaria è in realtà realizzata più che dagli assetti istituzionali dal sistema partitico, tant'è che oggi cominciano ad avere problemi, cioè tradizionalmente delle maggioranze coesissime attorno ai partiti laburisti di sinistra, socialdemocratici. Allora, facciamo questo giochino, ma ci accorgiamo appunto che la realtà cambia nel frattempo, che ci sono delle dinamiche, per esempio la crisi economica ha impattato notevolmente nella tenuta delle varietà dei capitalismi. Il libro di Burroni è molto interessante, lui lo dice nel libro, l'esito della crisi in parte si può leggere, è già contenuto nel libro, cioè il libro spiega la diversa intensità della crisi nei diversi paesi, ci spiega come per esempio c'è una sorta anche qui di party tendency, di condizioni di contesto che influenzano il debito pubblico, non è, come dire, casuale, ma soprattutto debito pubblico con bassa competitività, perché un debito pubblico con alta competitività che caratterizza gli Stati Uniti o il Giappone produce altri esiti in termini, diciamo, politici. Quindi la crisi economica diventa una variabile importante.
Io qui mi pongo il problema che poi è il problema di Carlo Frigilia. Ma se io volessi massimizzare non la competitività, ma la coesione, perché quello che sta avvenendo con la crisi economica, quello che sta avvenendo oggi con i processi anche di fibrillazione del multiculturalismo, l'immigrazione, eccetera, è che noi forse abbiamo bisogno non solo di società più competitive, ma anche più inclusive e forse anche più libere. Allora, se io volessi massimizzare altre variabili, coesione, libertà, lasciamo perdere la sostenibilità, forse anche la sostenibilità, io potrei trovare interessante ragionare sull'importanza delle democrazie consensuali, che è il ragionamento che in parte faceva, ora io sto banalizzando in maniera atroce, che faceva Carlo Frigilia in quel ragionamento, che in parte sviluppa cose che sono scritte nel libro. Cioè, le democrazie consensuali, come diceva Lyman, sono democrazie più miti e serene, dove i conflitti tendono ad essere appunto quindi ci potrebbe essere anche una scelta. E questo, perché dico questo? Perché sono molto d'accordo con il ragionamento di Burroni, di Luigi, quando poco fa diceva la politica conta e le politiche contano, ma la politica e le politiche contano in maniera diversa. Le politiche hanno una loro logica, una loro storia, una loro dinamica e sono centrali, dipendono dalla politica, ma non solo dalla politica. La politica conta. Conta per esempio se il governo abbiamo delle maggioranze inclusive o esclusive, se abbiamo dei populismi di destra o di sinistra, se abbiamo delle politiche, una politica identitaria o una politica invece più rivendicativa di diritti, eccetera. Ovviamente la politica conta. Conta anche come assetti istituzionali da questo punto di vista. Scegliere un modello maggioritario, per esempio, rende la società più competitiva. Ma noi abbiamo visto, e nel libro che abbiamo appena fatto con Leonardo Morlino sull'eguaglianza, sul rapporto tra democrazia, eguaglianza e libertà, anche noi partiamo dal punto di vista che la crescita non basta, il problema è come si distribuisce. Una democrazia maggioritaria dell'America Latina, prendiamo il Brasile, ma non solo, quanta diseguaglianza può reggere? E fin quando possiamo considerarla una democrazia di qualità con i dislivelli di diseguaglianza che incorpora? Perché in fondo storicamente, da Aristotele in poi, la democrazia è sempre stata vista come il governo anche dei ceti medi, no? Quindi questo è un problema centrale, il problema della redistribuzione. E quale forze politiche spingono verso la redistribuzione? E che tipo di redistribuzione in una società dove il cleavage capitale lavoro è cambiato? Vi faccio solo un esempio e poi veramente chiudo. Nel libro di Noah Harari, Yuval Noah Harari, questo molto interessante, insomma, ci sono tante cose, tanta roba, anche un po' confusa, messa assieme, però interessante. C'è un paradosso che ho trovato, lui dice questo: guardate, se noi andiamo verso una società dell'intelligenza artificiale, un'altra variabile che dovremo, tu ne accendi al tema della digitalizzazione, ma forse diventa, perché sta cambiando qualcosa. Cioè, noi potremmo avere una varietà di capitalismo condizionata anche molto dai processi di digitalizzazione. In una società che va verso l'intelligenza artificiale, noi ci possiamo aspettare un tipo di disoccupazione tecnologica, che non è più la disoccupazione tecnologica di cui ci parlavano gli economisti e sociologi dell'economia negli anni 60 e 70. Arriva la catena di montaggio e l'operaio se ne va a casa. Yuval Harari dice: noi potremmo immaginare una società nella quale sempre di più la forza lavoro verrà sostituita sia come forza ma anche come intelletto dalle macchine. Allora, in una società di questo genere, dove noi potremmo avere sempre più segmenti di popolazione non attiva o tardivamente attiva, forse, dice Yuval Harari, il problema del reddito di cittadinanza o il problema, io dico così, no? Per riprendere un tema caro, forse diceva, e credo che lui non abbia letto il programma dei Movimento 5 Stelle, era un discorso molto più generale. Forse il problema del reddito di cittadinanza è un problema come coesione, è un problema che forse tutte le grandi società si devono cominciare a porre. Questo per dire come andiamo verso tematiche nuove. Quindi questo mi sembrava un passaggio interessante da sottolinearvi. Vabbè, mi fermo qua perché
altrimenti corre il rischio di prendere troppo, troppo tempo. Un bel libro è un libro che ti aiuta a capire meglio qualcosa, ma un bel libro è anche un libro che genera idee, anche per fare altro. Devo dire che dopo aver letto il libro di Luigi, e naturalmente mi sono andato a rileggere, a prendere, le bibliografie si guardano, quindi sono andato a rivedere un po' tutti gli autori classici che lui citava, alcune cose che già conoscevo ma un po' meno, ecco, credo che oggi in effetti non possiamo non tener conto un po' di questa letteratura, non possiamo non tener conto, quando parliamo delle nostre società, di questo equilibrio tra questi quattro fattori, appunto la crescita, la coesione, la libertà e la sostenibilità. Grazie. Grazie. Beh,